è il comitato scientifico? Con quale criteri sono state scelte i pezzi da mettere nel festival? Della varietà? Non lo so, perché non c'è niente di altro, c'è soltanto un'opera scartata dalla storia, dimenticata dalla storia, che non aveva ragione di essere più riproposta. Non si placa il dibattito che si è acceso in città sulla cultura ad infiammare alcuni animi il bilancio della Fondazione Guido d'Arezzo e soprattutto il capitolo di spesa del Raro Festival, 666.000 euro per i 10 giorni dell'evento di lirica dell'estate aretina. Si tratta di circa un terzo dell'intero bilancio annuale della Fondazione che si occupa di cultura nel comune di Arezzo. E adesso torna all'attacco il gruppo consiliare del Partito Democratico di Arezzo. Iniziamo dal nome. I tre quarti dei costi sono stati dedicati a un'opera che definirla rara mi sembra quasi impossibile, è ossimorico, perché se La Traviata di Verdi è un'opera rara, questo è un ossimoro culturale, musicale, è l'opera più rappresentata del mondo. C'è un'altra cosa da dire, che oggi la musica rara non esiste, perché la musica rara è un concetto del secolo scorso. Oggi con il web la rarità non è altro che un difetto della musica. Se continua a essere rara significa che nessuno la vuole ascoltare. Altro capitolo invece è quello dedicato alle mostre organizzate dall'amministrazione comunale aretina, definite dal Partito Democratico nascoste. Giusto che il necator di Castica, colui che ha deciso di fare l'eutanasia a questa manifestazione culturale apprezzata in Italia e dappertutto, perché ormai il mettere le arti fuori a contatto con il pubblico, in modo che il pubblico si inciampi e abbia la necessità quasi fisica di rapportarsi e chiedere che cos'è, chi ha ucciso questa forma ad Arezzo e solo per Arezzo, ha prodotto poi che cosa? L'arte nascosta. E in certi casi dico ha fatto anche bene. Il PD infine punta il dito anche più in generale sui caratteri risvolti delle politiche culturali dell'amministrazione Ghinelli. A partire appunto dal fatto che non è stato scelto e individuato un assessore alla cultura, il sindaco è stato una delega, ma noi riteniamo che un aspetto così importante per la vita della città, per lo sviluppo della città, fosse necessario individuare una figura competente in questa materia che potesse appunto dare un indirizzo importante. L'altro problema che abbiamo evidenziato è senz'altro il problema della Fondazione Guido Monaco. La Fondazione, che come strumento in sé per sé può essere uno strumento assolutamente importante, che garantisce una snellezza maggiore rispetto all'amministrazione comunale, però si è rilevata poco trasparente. Noi avevamo già chiesto in sede di approvazione in Consiglio Comunale che ci fossero dei sistemi di controllo e di garanzia a appannaggio del Consiglio Comunale. Non è stato possibile farlo ed oggi chiediamo con forza che tutte le spese sostenute da parte dell'amministrazione comunale e dalla Fondazione per l'organizzazione delle mostre vengano resi pubblici.